Senta, signor Sindaco, ormai il suo mandato è a fine. Lei intende ancora ricandidarsi? Sì, noi ci siamo già ufficialmente candidati da un po' di tempo, perché siamo convinti di avere lavorato per l'interesse del nostro comune, un comune piccolo, un comune che non ha risorse, diciamo, come certi altri comuni, non abbiamo insediamenti produttivi, non abbiamo, però insomma ci stiamo difendendo bene e soprattutto, diciamo, mettendo in evidenza i nostri diritti, le nostre volontà, diciamo, di cambiamento. La nostra squadra, abbiamo sostituito qualche elemento, però una squadra giovane, una squadra che è piaciuta un po' anche alla popolazione, e speriamo in un risultato ancora che ci permetta di lavorare altri 5 anni. Insomma. Ascolti, le volevo chiedere, in quanti siete in questa squadra? Siamo in 10. Sono 10 consiglieri più io sindaco. Chiaramente c'è il vice sindaco, che è stato vice sindaco anche in questa legislatura, Emiliano Carboni, che io devo ringraziare molto, l'assessore ai lavori pubblici Capra, per motivi, diciamo così, ormai di impegni, la mamma, tutte queste cose, non ha voluto proseguire nel cammino. L'abbiamo, diciamo, incrementato con altri giovani, diciamo, quelli che se ne sono dovuti andare, ecco. Un'altra cosa, nella sua lista ci sono delle donne? Siamo al 50%, 50% ragazze, le chiamo, sì, che sono ragazze, e 50% siamo ragazzi. Quindi. Allora, noi come Valceno Web, come sempre, proponiamo a tutte le liste del territorio, se vogliono fare l'intervista con Valceno Web, abbiamo tutti i nostri numeri sul sito, basta chiamarci. Grazie.